Ma è sempre più evidente che l'andamento attuale dei prezzi, soprattutto dei prezzi dei beni alimentari e dei beni agricoli, dipende fondamentalmente dal fatto che sono prezzi ormai finanziarizzati, cioè prezzi che non dipendono dallo scambio reale, dal valore reale dei beni scambiati, ma dal fatto che su quel valore si attuano delle scommesse attraverso strumenti finanziari che comunemente si chiamano derivati, ma insomma sono vere e proprie scommesse che puntando in questa fase sul rialzo dei prezzi li fanno impennare, producendo effetti che sono effetti devastanti. Per uscire da questa situazione la vera strada sarebbe quella di restituire agli strumenti finanziari il loro ruolo, cioè di essere strumenti che servono a favorire e a rendere migliore lo scambio dei beni. Quindi tutti i soggetti che sono non coinvolti, che sono esclusi dalla produzione, dall'acquisto dei beni, non dovrebbero essere messi nelle condizioni di produrre strumenti finanziari. Se questo avvenisse, se si riuscisse effettivamente con una volontà collettiva, anche con un impegno, che deve essere anche un impegno dell'opinione pubblica, un impegno politico, a riportare gli strumenti finanziari al ruolo che avevano 20-25 anni fa di sostegno all'economia reale e non di alterazione e adulterazione dei prezzi, probabilmente, anzi io sono convinto, certamente questa inflazione così dura e così pesante verrebbe largamente ridimensionata.